pensare al modo, o meglio ai modi. Nel senso che una cosa che ho notato è stata l'importanza proprio, cioè per esempio nel fare le pratiche, il modo in cui si fa la pratica, il modo in cui la si affronta, il modo in cui la si vive. Allo stesso tempo, imparando a conoscere i diversi archetipi, imparare anche i diversi modi e quindi imparare anche a riconoscere che il modo in cui io affronto una cosa può essere il mio modo in quel momento, in un altro momento può essere diverso. E non per questo io ho sbagliato. In questo modo, ampliando, diciamo, il ventaglio di ciò che possiamo fare, di ciò che ci possiamo permettere di fare, si hanno anche molte più risorse che si possono attivare. E quindi poi anche questo permette, appunto, poi man mano di riconoscere più facilmente quando si risponde in un certo modo, di riconoscere appunto quel modo. E quindi diventare anche più consapevoli di ciò che si sta facendo. E allo stesso tempo riconoscere che pensare a però avrei potuto fare anche così, oppure così, oppure così, oppure così, però è importante anche riconoscere che sì, è vero, avrei potuto fare così. Cioè, nel senso, comunque quello che ho fatto va bene tanto quanto quello che avrei potuto fare. E quello che ho fatto mi può dare informazioni su magari quello che io sto vivendo in quel momento o quello che si sta creando nella relazione con l'altra persona. E quindi comunque ci sono delle informazioni che riconoscendo il mio modo di rispondere posso trovare. E un'altra cosa un po' che quanto più appunto ci si abitua, mi viene da dire, a stare a contatto con il sé, con il proprio centro, diventa sempre più semplice continuare a trovare quel canale e diventa appunto molto più semplice l'affidarsi proprio perché non devi stare a pensare a ok, cosa devo fare. Anche qui, come vedi, c'è un intersecarsi tra le metodologie e le epistemologie. Se io considero un fatto che succede o un problema di una persona come se fosse una cosa, cioè quella cosa lì, l'attacco di panico è quella cosa lì, come rispondere all'attacco di panico, io ho un certo tipo di possibilità terapeutica. Se io mi accorgo che quella cosa lì è in un modo, e ogni modo, e possono essere tanti i modi di quella cosa lì, e che sono unico e specifico di quel momento, e che anche il modo col quale io guardo quella cosa lì a sua volta determina com'è quella cosa lì, e allora agisco sui modi, io acquisto un potenziale creativo molto più ampio, la comprensione che ogni cosa è in un modo.